altro spendo, spando senza il minimo imbarazzo. Sono tolocato mentre voi non siete un cazzo. E sorseggiando un mosciandon, penso a te che sei un barbon, e mi trema tutto il vacheron. Buona giornata. Sì, buongiorno, mi scusi, sono il comandante Cristicchi, sono in volo da Monte Carlo a Iseo, ho con me il conte Bolaffi Paluani che aveva bisogno... Ah, buongiorno, la sento molto male. Purtroppo siamo in elicottero, però adesso le passo il conte, la comunicazione sarà sicuramente migliore perché sono in cabina di pilotaggio, sa com'è? Niente, io spero di riuscire a sentire. Certo, glielo passo subito. Conte? Si salve, mi perdoni, con chi ho il piacere di parlare? Sono Pietro della ditta Pupazzi. Ah, siete voi che realizzate, diciamo, i pupazzi, peluche, sordinazione? Pupazzo di lusso in materiale pregiato, a grandezza naturale, valore stimato tra gli 80 e i 100.000 euro. Sì, assolutamente. Anche, diciamo, di una fattura importante che mi preme moltissimo. Sì, certo, noi da 35 anni facciamo lavorazioni su misura. Oh, che meraviglia, finalmente ho trovato qualcuno di serio. Perché, no. Allora, mi perdoni l'affanno, ma quando mi emoziono. Allora, lo so che la mia richiesta potrà sembrare un po'. Sì. Mi scusi, può fermare? Grazie. Mi scusi, è che qua stanno attivando una macchina che fa un casino. Cliente. Scusi. Allora, vediamo se è un po' meglio. Non so, io ho un motore di turbina da 3.000 cavalli sopra la testa, sento meglio di lei, non so cosa sta accendendo sopra. È in Formula 1? Posso avanzare la mia richiesta o andiamo avanti? Certo, mi dica. Io sono molto breve. Allora, io praticamente avrei la necessità per questo Natale di realizzare per la mia famiglia, che è abituata nel corso dei, diciamo, degli anni, di realizzare dei dipinti che raffigurano gli avi, il gruppo familiare. Ecco, io quest'anno volevo un po' sconcertare la clan familiare con un gruppo però formato dai pupazzi. Ovviamente non vuoi, ma mi per show. Un'idea fantastica. Ringrazio. Sì, è una merda. Sono contento di esserle utile. Anche perché quando ho questi slanci di eccentricismo mi considerano sempre tutti matto, ma mi piace a me essere un po' alternativo. Allora, posso chiederti un favore? Ma mi dà del tu. Ecco, io ti do questa mail che è molto semplice. Ma scusi, ma mi sta dando del tu? Che è Pietro. Gente. Pronto? Sì, le stavo dando la mia mail per potermi. Scrivere due righe e magari mandarmi queste immagini. Facciamo così. Mi dica un attimo, secondo lei. Ora faccio richiamare da chi diciamo, si occupa degli ordini. Oppure se appunto mi manda due righe di mail, io le rispondo perché io sono abituato a lavorare così. Mi perdoni, ha un modo di aggredire che mi mette a disagio. Poi mi ha dato subito del tu, mi ha messo proprio in una condizione di disagio, mi perdoni. Adesso la immagino corpulento. No, guardi. Con le mani forti che mi vuole malmenare. E molto poco aggressiva. Mi sento violato. Sento disagio, mi sento violentato. Le ripasso il comandante. Ma parlare con questa persona, mi ha aggredito. Ma no. Sì, buongiorno. Mi scusi, cos'è successo? Perché stavo pilotando. Non lo so, guardi. Stavo pilotando. Io semplicemente gli ho detto che sarei interessato a fare il lavoro. Sì.
se mi poteva mandare una mail, sì, in cui mi scriveva due righe, tutto qua, gli ho chiesto questo, cosa che faccio normalmente con tutti i clienti. Allora, come ha ben capito, il Conte non è abituato a questo genere di modo operandis. Non è abituato il Conte. Cerchiamo di ottenere il meglio per il Conte, perché come ha ben capito è una persona abbastanza esigente. Beh, sì. Va bene. Io la ringrazio, gentilissimo, e buon lavoro. Grazie, buongiorno. Non ha fatto niente. No, Conte è andato. Sono spaventato, portami a Milano, devo andare al psicologo. Aggredito. Spando, spando, spando.